Ditte non pagate o pagate con ritardi insostenibili, lavori ridotti all'Umicino, fondi bloccati perché all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del Cratere il titolare Paolo Esposito non ha ancora il potere di firma. Tanti e drammatici problemi che attanagliano le piccole ditte subappaltatrici, quasi tutte aquilane, impegnate nella ricostruzione post-sisma, che ieri hanno protestato in Consiglio Comunale all'Aquila chiedendo una svolta ed anche immediate modifiche al decreto antiterritoriale entrato in vigore ad agosto 2015. Massima solidarietà esprime oggi il sindaco di Barisciano e coordinatore dei sindaci del Cratere Sismico, Francesco Di Paolo. La legge sulla ricostruzione concorda a bisogno di modifiche e i subappaltatori vanno tutelati. Di Paolo, poi, torna ad augurarsi che finalmente la Corte dei Conti metta il suo timbro sul decreto che prevede il rinnovo del contratto di Esposito, riconfermato ad inizio gennaio. Senza quella vidimazione, Esposito non ha il potere di firma e di conseguenza, non è possibile sbloccare ad oggi 9 milioni di euro per pagare le ditte impegnate nei cantieri e dare il definitivo via libera a progetti di ricostruzione dal valore di 20 milioni di euro. Guardi, sono pienamente d'accordo che qualche regola della ricostruzione sicuramente va cambiata perché questa regola che prescrive che il 30% possa riferirsi soltanto alla categoria prevalente può creare dei grossi problemi alle ditte artigiane della nostra zona oltre al fatto che è previsto che anche per lavori sotto i 150 milioni di euro è necessaria la SOA. E poi c'è la questione ad esempio molto grave del fatto che queste ditte non vengono pagate perché poi la ditta appaltatrice... Porta diciamo, le fatture degli stati di avanzamento lavori al eh, comune, all'ente che eroga la, il finanziamento, con un'autocertificazione e poi non ha pagato i subappaltatori. Ecco, questo deve cambiare. Beh, l'autocertificazione, comunque, se è falsa, è un reato penale che andrà perseguito secondo le leggi dello Stato. Com'è la situazione nella, della ricostruzione nei cantieri dei comuni? Guardi, è noto che abbiamo questa difficoltà per la nomina del dottor Paolo Esposito che speriamo che veramente nei prossimi giorni possa essere risolta. Comunque come sindaci ci stiamo organizzando perché forse è il momento di fare un documento forte per portare a termine l'iter amministrativo di questo documento.